Il sito preistorico di Bilancino, nella Valle del Mugello, vicino Firenze, è stato scoperto nel 1990 durante i lavori per la costruzione dell'invaso artificiale. Lo scavo è stato effettuato tra il 1995 e il 1996 dalla Sovrintendenza Archeologica della Toscana in collaborazione con l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. L'accampamento preistorico si trovava su un terrazzo alluvionale del fiume Sieve, oggi coperto dalle acque del lago artificiale di Bilancino. Lo scavo archeologico ha interessato un'area di oltre 120 metri quadrati che ha restituito una fotografia del nostro passato. Sono stati scoperti più di 40.000 reperti e alcune tracce dell'abitato. In particolare, i due focolari hanno permesso di datare il sito a circa 30.000 anni fa con il metodo del carbonio 14. L'accampamento del Bilancino era occupato durante il periodo estivo e si trovava in un'area molto umida caratterizzata da pochi alberi e dalla presenza di piante erbacee e palustri. Il sito era frequentato da gruppi di cacciatori-raccoglitori che si spostavano in un territorio paragonabile all'attuale Toscana, come dimostrato dalla presenza di ematite proveniente dall'isola Elba e rocce provenienti dall'Appennino Umbro-Marchigiano. La datazione e i tipi di oggetti in pietra scheggiata hanno permesso di attribuire il sito al Paleolitico superiore e più precisamente al Gravettiano. Tra gli strumenti in pietra, i più numerosi e caratteristici sono i cosiddetti budini di Nohai. Le ricerche interdisciplinari hanno dimostrato che questi budini erano usati per sfibrare le foglie delle piante palustri, come la tifa. L'utilizzo delle fibre di tifa è confermato da vari confronti etnografici. Ad esempio, nella Ravennate sono ancora utilizzate per la creazione di vari oggetti come ceste e stuoie. Nell'accampamento, non lontano da uno dei focolari, sono stati trovati due frammenti di un ciottolo di arenaria che ad un esame più attento si sono rivelati una macina e un pestello macinello. La scoperta, effettuata grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze, ha evidenziato che su entrambi i frammenti si erano conservati granuli di amido appartenenti a varie specie vegetali, come tifa e spargano. Questo ritrovamento costituisce la più antica testimonianza al mondo della produzione di farina ottenuta da vegetali selvatici. È stato realizzato uno studio sperimentale condotto in base ai confronti etnografici. La tifa è una pianta perenne molto comune. Può colonizzare vari ambienti umidi come paludi, laghi e fiumi. I rizomi, ovvero la parte basale del fusto della tifa, sono situati ad una decina di centimetri di profondità sotto il fango e possono crescere fino a 70 centimetri con un diametro di circa 2-3 centimetri. Per l'attività sperimentale i rizomi sono stati raccolti alla fine dell'estate quando sono più ricchi di amido. Dopo averli sbucciati a mano quando erano ancora freschi, sono stati messi a seccare al sole per alcuni giorni. Per produrre la farina dai rizomi di tifa sono stati utilizzati due frammenti di arenaria di dimensioni e forma simili a quelli ritrovati a Bilancino. Si è potuto capire che era necessario schiacciare ed aprire le fibre utilizzando la pietra più piccola, prima come pestello e successivamente come macinello per estrarre l'amido dalle fibre.
In questo modo si è ottenuta facilmente la farina che si presenta come una polvere molto fine di colore beige e odore leggermente dolciastro. La farina è stata poi impastata con l'acqua in modo da ottenere una specie di galletta. La galletta è stata poi cotta su una pietra arroventata su un focolare riprodotto sulla base di quello di Bilancino. Dopo circa 20 minuti la galletta era pronta ed è risultata decisamente commestibile e saporita. La macina di Bilancino è ad oggi la più antica conosciuta. Questa scoperta anticipa la produzione della farina a circa 30.000 anni fa, ben prima della comparsa dell'agricoltura. La possibilità di avere un prodotto alimentare con elevato contenuto energetico come la farina, facilmente trasportabile e conservabile, deve aver facilitato gli spostamenti dei cacciatori-raccoglitori paleolitici e potrebbe essere una delle cause del successo della nostra specie.